Oh, eccoci tornati con Football Manager. Proseguiamo. Nella ricerca dei giocatori per fare una squadra competitiva per il prossimo anno. Dunque, abbiamo detto, i mediani sono stati acquistati. Teoria, ancora in pratica no. La punta, anzi le punte, anche lì le offerte sono state fatte. Il terzino sinistro potrebbe arrivare a zero, quindi in teoria i ruoli sono quasi coperti. Nassi, questo è quello che mi volevano prendere. No, ma io sto Nassi non lo voglio. Cioè, me lo tengo lì a far che cosa? Voglio gente giovane. O al limite un attaccante di esperienza, però ancora pronto. Quello lì fisicamente era proprio scoppiato. Tanto Payet porta la Francia alla vittoria, che già saremo nella fase finale. Allora, aspetta, tu qua per bene. Questa è la punta di riserva. Sì, non riceviamo più notizie. E Torre pronto a firmare per il tutto cuoio. Bene. Quello sarà il nostro mediano di riserva. Ci vuole una riserva anche per Agnello, perché è andato via Pane, è andato via Krapovic. Sì, c'è Martinez, però non mi sembra pronto per sostituire Agnello. Anzi, forse è il caso di mandarlo in prestito. Corti è corteggiato, giustamente. Allora, chi è rimasto? Morandi, Arpia, Cutrupi, Zuccarelli. Cazzo, sta tosse, scusatemi. Allora, Zuccarelli però. Ah, titolare. Di Giuseppe. E anche Di Giuseppe titolare. Falivena titolare. Viana, vabbè, fondamentale. Spina di riserva, Carani riserva. Martinez, giovane promessa, va bene. Allora, vediamo un attimo gli allenamenti. Se si può già impostare. No, non ancora. Montella, ho accettato, de. Accettato il tutto qua, grande Montella. E questo è il prestito del Siena, che tra l'altro prendiamo a zero, molto bene, senza neanche dover pagare lo stipendio. Castagnoni preferisce restare. Non vuole andare in prestito. Meno sempre che sia il nostro, però penso di sì. Ok,
Bene, bene, bene. Allora, ho acquistato Montella, definito il prestito. Esatto, questo mio preferisce restare. Resti a fare che cosa? 17 anni. Però, beh, si sta sviluppando bene fisicamente. Azzo, Bonasia. No, beh, gli faccio io l'offerta. E la Madonna, quanto cazzo vuole? Boh, 100.000 per un terzino. Forse è meglio guardare quello del Siena. Che se ne era in B. Allora, dov'è questo qua? Terzino fluidificante, sostenere, vediamo. Più o meno le qualità sono quelle. Teniamo resoconto. Vediamo se ce n'è un altro. Certo Pasquale Turi. Che però mi sembra uguale più o meno. Perché spendere tutti quei soldi per un terzino? E anche Corti accetta, molto bene. Quindi sia Corti che Montella abbiamo comprato. Sia Corti che Montella, adesso dobbiamo vedere il terzino, allora per completare. Ah, Castagnoli è andato in prestito. Contributo stipendio, vabbè, ci danno un po' di soldini, 50-50. Allora, Antonio Montella. Andiamo a fare la punta. La loro sette un'altra punta. Vabbè, Carani, Martinez. Andiamo avanti. Sa, non sono ancora tornati dalle vacanze, cazzo. Porto su Pastore del Siena, sì. Vabbè, si aggiusta, bene. Pasquale Turi, vediamo se ci danno anche lui in prestito. Turnover. Ah, non lo danno in prestito, non vuole cedere il giocatore in prestito. Beh, allora per adesso lascia stare, al limite prendo un giovane. Che tanto il titolarissimo sarà sempre Pastore. Poi devo prendere anche qualcuno a destra. Mettere al posto di Arvia, in caso. Tra l'altro potrei cercare sempre di prendere dal Siena, adesso posso andare ancora a dare un'occhiata. Tanto ci mandano i giocatori a costo zero, così abbiamo un bel budget al limite per fare un colpaccio, magari in difesa. Strapagare qualche giocatore, oppure poi a tenere i soldi e aspettare gennaio. Speriamo
sperando che la società non sia in perenne perdita come l'anno scorso. Ci sarà anche da mettere a posto lo stadio, cazzo. Pastore è stata accettata. Dove posso più toglierlo? Lucchese, chi era sto Lucchese? Centrocampista centro, però non di tecnica, quindi come sostituto di Solzano. Pastore ha rifiutato, maledetto, perché? Cazzo, viene a giocare titolare in C1, figa, cosa stai a fare lì? Maledetto. Andarlo a comprare. Terzino fluidificante, svincolato, vediamo. Allora. Ah, questo però è debole fisicamente. Vi faccio visionare tutti. Anzi, non si può farlo. Forse sì. Dai. Ti hai reso conto. Bene. Allora, poi cosa ci mancava? Anche qualcuno. Sì, questi sono destri e sinistri. Quindi potrebbe rientrare anche eventualmente il sostituto di Arvia. Ah, sì, ci serve gente che spinge lì, eh. Allora, Beccia, difensore sinistro, questo è già interessante. Acquisto di qualità. Tra l'altro può fare anche il doppio ruolo, anche questo mi interessa. Da tenere in panca per andare ogni tanto a sostituire fargli vena. Ah, c'è in rosso, già si vede. L'unico è questo. Sì, poi lasciamo tutto com'è. Bene. Poi questo sarebbe interessante, che può fare il doppio ruolo e questo di qualità. Non prende neanche tanto. Bene, cerchiamo i 2 anni, così almeno si sentono un po' magari legati alla squadra. Allora, adesso ci vuole un difensore destro. Lasciamo solo terzino, va. Allora, piede preferito destro. Vediamo se c'è qualcuno adatto alla panchina. E poi, allora, cosa c'era? Anche un centrocampista laterale. Togliamo l'opzione dei piedi, vediamo un po'. Ce ne sono una marea. Aggiungiamo la condizione, va. Piede preferito destro. Ce ne sono lo stesso una cifra. Destro sinistro. Valotti. Vai Datti. Ho la 32 anni, no.
Ok, io vorrei puntare su Di Giuseppe. Va bene, faccio visionare un po', vediamo cosa salta fuori. Ok, così può bastare. Operazione problematica per Bonera. Allora, tra 12 giorni c'è la prima amichevole, quindi... Allora, questi sono i difensori destri. Cesco Bianchetti, questo già può essere interessante. È tutto abbastanza alto per la panca, potrebbe andare bene. Anche questo è interessante. Scarso mentalmente, però può migliorare, però scarso di marcatura, contrasti, no, lasciamo perdere. Cercherà di questo sinistro, però può andare bene anche per la panca. Ok, destro. Interessante, resistente, però ha tutti scarsi. Marcatura o... Questo è interessante perché può giocare da tutte e due le parti. Ok, questo non è malaccio per la panchina, secondo me. Acquistiamolo. Centrocampista laterale. Sostenere. Però un po' giù fisicamente. Questo è un difensore puro, forse era meglio questo. Sinistro, sole destro, centrale, no. Allora, vediamo un attimo l'allenamento. Non si può ancora, cazzo, non sono ancora tornati. Oh, forse sono rientrati. Allora, centrocampista destro, giri Raudo, sinistro. Gianmarco Conti. Ok, questo potrebbe avere uno sviluppo interessante. Quanto vale questo Gianmarco Conti? Poco, potrei prenderlo. Beccia, Beccia chi è? Difensore sinistro. Accettiamo. Adesso devo fare un attimo il punto perché non mi ricordo più.
chi dovevo prendere, chi non dovevo prendere, forse ho fatto un'offerta in più. Poi questa beccia, rapporto di Vitiello, questi sono tutti scarsi. Riva, Ruggero Riva. Sì, tu vai bene. Landolfi invece. Sì, quello di destra per la panca, quindi poi dovremmo essere a posto in teoria. Con i difensori, sarebbe un'offerta in più, rifiuto. Viviani, chi era questo Viviani? Centrocampista di destra. Ah, abbastanza interessante. Vediamo un attimo la rosa come è composta adesso. Ah, però devono ancora arrivare. Allora no, invece è arrivato. Vedi, ho sbagliato. Che stronzata. Adesso c'ho due terzini sinistri fortissimi. E non me ne faccio un cazzo. Ho sbagliato, cazzo. Beh, ci sono un po'. Un po' di concorrenza, allora. Tecnicamente è più forte Beccia, giusto? Mentalmente, invece, e fisicamente è meglio l'altro. Quindi magari Beccia per le partite d'attacco e. Però preferisco allora Beccia, è più tecnico. Cazzo però. No, metto Riva, via. Errore. Allora Landolfi. Ok. Questo centrocampista da mettere insieme a Falivena e va bene. Siamo 8 giorni della Michele, adesso la devo annullare quella amichevole lì. Allora Campinoti. Enrico Bortolotto. Poca resistenza, no. Paolo Ruffini. Anche lui, scoppiano subito poi. Allora, per l'allenamento, niente, pausa di fine stagione, ancora allora, aspettate un attimo perché... Devo annullare questa amichevole. 2 agosto con l'Empoli, adesso poi vedremo. Sono troppe. Però insomma, 4 amichevoli. Il campionato inizia il 31 agosto. Come mai sono ancora in vacanza? Sì, allora Landolfi, mandato riserva. Ok, questa è la riserva di Falivena. Ok, ho fatto qualche minchiata, tipo prendere quei due terzini. Me ne dovrò liberare a gennaio.
Allora, centrocampista destro, là non abbiamo ancora preso nessuno. Questo potrebbe essere interessante, vediamo. Mi sembra già meglio, Umberto Cazzola. Bailatti, l'hanno già visto forse. Questi potrebbero anche giocare titolari, cross 9, contrasti 9, passaggi 11. Forte mentalmente. Bailatti o Cazzola? Bailatti Cazzola, perché io voglio dare comunque fiducia. No, turnover. Ok, vorrei dar fiducia a Di Giuseppe che aveva un buon sviluppo. In caso questo può entrare. Qui salva. Sì, questa sarà una parte un po' noiosa. Però d'altronde c'è da fare anche questo. Allora, Gianmarco Conti. Conti, chi sei tu? Ah, vedi che l'avevo già preso, cazzo. Sono rincoglionito. No, allora preferisco Conti. Ricordarmi adesso di rifiutare l'altro. Perché non mandandoli subito, figa? Poi arrivano le notizie precedenti. Porto per campionato. Oh, sono arrivati. Prima di inizio stagione, bene. Allora, bentornati, spero vi siate più con le sensazioni per la prossima stagione. No, parte alta e centro no. Siamo sulla buona strada, possiamo fare bene e raggiungere gli obiettivi della prossima stagione. Aspettative che questa sera non sono sufficientemente ambiziose, dobbiamo puntare più in alto. Viana, David. Luca Carani preso male, come mai? Va bene così, reazione che mi aspettavo, praticamente tutti contenti. Allora, facciamo sto meeting. Qua ignoriamo perché adesso. Fa di bene. Fascia di capitano, se la può meritare, eh? Il Roby. Aggiungiamo Roberto Fa di bene a campionato. Capitano. Grandi promesse. Daniele Colombi, grande talento. Ciula, 16 anni, un grande sviluppo. E poi lo mandiamo in prestito. Allora, impostiamo subito l'allenamento. E allora, devo per forza far girare il giorno.
Sassano. Ecco, Cazzola lo devo rifiutare. Gianmarco Conti. Adesso poi le metterò a posto meglio, però più o meno la squadra mi sembra quasi a posto. Vediamo un po', info generali, posizione. Arbi, Carani, Beccia, Trupi, Zuccarelli, Spinelli, Landorsi, sì, difesa siamo super a posto. Fin di più. In pratica però gioca centrocampista, un mediano. Non è arrivato quello giovane. Gianmarco Conti, Falivena, Salzano, Di Giuseppe, Martinez, Viana, Montella, Rossetti. Allora direi che ci vuole un mediano ancora. Salzano secondo me posso al limite alternare Viana. Non c'è problema. Alessandro ha richiesto. La Real Vicenza in comproprietà, no, no. Niente, un mediano giovane serve, basta, per completare la squadra. Cazzo, ma l'avevo preso. Vent'anni, 20 anni. Questo può andar bene, dai, vieni che viene la nostra squadra, su. 2 anni di contratto. 2 anni, non rompere i coglioni. Bravo. Un albanese. Capi, certo capi. Adesso riusciremo a mettere a posto la. Comunque dovevamo iniziare prima, non so perché è andata così per le lunghe la cosa. Non mi sembrava di aver messo il ritiro così lontano. Queste sono cose che state facendo voi. Finalmente. È già bilanciata, non va bene allora. Intensità medio. Annullo l'amichevole con queste due amichevoli, annullo. Però arrivare con solo una partita nelle gambe non è il massimo. Devo iniziare prima, ho sbagliato. Vabbè, qua lasciamo bilanciate, però qua metto forma fisica, medio. Arriviamo imballati. Arriviamo assolutamente imballati. Vabbè. Cazzata mia. Le amiche volevo le lascio, così almeno fanno qualche partita, entrano in condizione, perché altrimenti. Sì, dagli il benvenuto a Capiva. Ecco, boh, più o meno con la squadra ci siamo, dai, ragazzi. Andiamo a vedere un attimo. No,
però non è qua. Dove cazzo si vede quanto mi rimane? Ecco, tu mentre la società spende. Spendiamo un po' meno del budget. Non so se fare, se cercare il colpaccio, prendere il difensore centrale più forte oppure dare. Se andare fiducia a Zuccarelli e Cutrupi per adesso. Comunque sono giovani. Adesso finalmente in C1 si inizierà a fare il mercato anche con i prezzi, eccetera, cioè cercare di vendere i giocatori, fare qualche plusvalenza per aumentare il budget. Che fino adesso solo mercato svincolati. Però ho cannato di brutto con il precampionato. Dovevano arrivare a metà luglio, non so perché sono arrivati così lontano. Mi sembrava di aver fatto, di aver impostato il rientro così lontano. Metà luglio andava bene, facevamo 2 o 3 settimane di preparazione fisica. Poi via. Amichevoli, ritmo partita e buono, invece così. Nella borsetta, questo potrebbe magari essere. Ingaggiamolo, tanto è giovane. Può andare bene per sostituire Agnello ogni tanto. Dai, che cazzo è questo? No, no, ma non voglio questi qua. Edoardo Zita. Iniziamo a mettere sul campo la squadra, vediamo come reagisce. Soprattutto la condizione com'è sarà pessima, praticamente intoccabile. Tra l'altro, cazzo, c'è per tanti giocatori gli schemi sono nuovi. Ci metteranno anche un po'. Allora, Arbi, Cutrupi, Zuccarelli, Riva. Corti come mai fuori ruolo? Ah, solo mediano. Ah, beh, lo lascio lì, imparerà. Filippo Corti. Falivena, Viana, Montella. Dai, proviamoli così. Ah,
Empoli che gioca col diamante. Sì, che poi sarebbe anche un po' il nostro schema in fase difensiva. Andiamo così, calma, condizione e prestazione, il risultato non conta, dai, non demotivatevi, su. Vediamo come gioca la nostra tutto cuore. Squadra non è stata stravolta, comunque. Ah, dovrò cambiare anche qualcosa nell'individuale, vero? Curioso di vedere Montella, il nuovo attaccante. Inserimenti Zuccarelli sono importanti. Che la sparata. Ma dai. L'allenatore in seconda cerca sempre di spronarmi sui lanci lunghi, ma non voglio mollare. Non voglio giocare con i lanci. Bella. Qui vorrei che il mio portiere facesse quei passaggi lì, veloci e difensore, invece lancia sempre lungo, tipo adesso appoggiarlo lì a sinistra, no? Non c'è nessuno. Eccolo il gol, e che l'ha messa, subito Montella, molto bene, molto bene. Eh sì, davvero bombardare. Sfrutta il rimpallo.
vedendolo ancora. Aia qua. Qua siamo fatti terzo palla centrocampo corti. Molto male tra l'altro. Parte già da più avanti, però era. Zuccarelli. Abbiamo perso un pallone da stupido centrocampo. Sembra anche veloce, non credo. Così sono felice. Allora, la condizione per ora è buona, poi faccio entrare un po' di gente pian piano. Oh, gliela passata. Miracolo. Gran gol, gran gol, grande azione, grande gol. Montella. Grande inserimento. Comunque l'Empoli è Serie B se non sbaglio, eh. Vabbè che è precampionato però. Allora, cominciamo a fare qualche cambio, vediamo un po'. Spinelli, Carani, Beccia, allora, sono giocare Beccia. Perché abbiamo Landolfi che sostituto a sinistra. Sì, togliamo Montella. Proviamo anche questo. La faccio entrare gli altri pian piano. Fortunato Isai, tra l'altro adesso gioca nel Napoli, guardate dove era solo 3 anni fa, in via all'Empoli. Qualcuno che non sta bene, chi è? Avevo visto la condizione al 49%. Cosa sbagliato? Che era mi ferizza. Infatti, Beccia. Ah, ecco perché non l'ho visto. Lo sostituisco subito. Un altro, iniziava male, ha detto che era già riparare al mercato. Rossetti si è già rotto. Adesso l'attaccante l'ho già cambiato, metterò Martinez per la punta.
Tocca già intervenire. Facciamo ancora qualche cambio. Togliamo Capitan Falivena. Conti. Landolfi. L'ho fatto entrare Landolfi per Beccia. Ok, era inevitabile, siamo tenuti sui due ranini. Ma ci voleva più preparazione, ci voleva più preparazione, ho sbagliato lì. Entrare anche gli ultimi, va. Allora, chi è che manca? Metto Carani al posto di Arvi a destra. Spinelli, faccio uscire Zuccarelli. Però mi sa che devo forse ampliare un po' la rosa. Va bene, va bene. Buone indicazioni. Fece la prestazione. Allora, una rapida occhiata agli infortuni e poi vi rimando al prossimo. Sette settimane e 2 mesi. Eh no, non termino il prestito, devo andarne a prendere un altro in prestito. Andiamo a vedere ancora il Siena. Se hanno una punta. Questo. Se è giusto, vediamo se accetta. Se è l'unico lui che si è fatto male. Chi è il nostro giocatore che vale di più? Salzano. Poi c'è proprio questo Rossetti. Montella non vale niente, sa perché? Vediamo la storia. Perché in effetti ha giocato poco, in C1 però sempre. Ferrarpi solo l'anno scorso ha giocato e ha segnato poco. Ha fatto anche esordio in Serie A. Scuola Roma. Ok, andiamo a vedere un attimo la storia degli altri che abbiamo preso. Per esempio Ruggero Riva. Ok,
lui l'anno scorso non ha giocato in C2 nel Renate, però aveva fatto con la Trizium la trafila, aveva fatto 21 presenze in C1. Corti anche lui, ex Trizium, si è già fatto la C1 l'anno scorso, titolare alla Pro Sesto, e giocava dove? In C2. Beccia. Beccia ha più esperienza. Anche lui l'anno scorso giocava dove? In D. No, in C2. O in D, boh. Però si è già fatto Treviso, si è già fatto il Bassano, la C1. Quanti anni ha il Bassano? Landolfi. Landolfi anche lui è poca esperienza. Questo Camprinoti. Anche lui si è già fatto la C1, eh? Sì, beh, sono tutti giocatori da categoria giusta. Conti addirittura scuola Milan. Mai esordito però. Prestito Alfano. Prestito al Lecco, è tornato al Milan. Poi è andato in prestito al Bassano, ha giocato qualche partita. Va bene, ragazzi. Per adesso lasciamola così, vediamo se arriva quell'altro in prestito, la punta. E poi siamo a posto. Vi saluto, vi rimando al prossimo video. Ciao.